essere effimera, Macao, le persone che parleranno in queste sessioni di oggi, oggi pomeriggio, di domani, e voi che siete qui per contribuire, partecipare al dibattito. Questo convegno si chiama Cooperazione Sociale, Autodeterminazione e Commonfare, e si discuterà di sperimentazioni sociali cercando di tracciare delle linee di autonomia possibile. L'incontro quindi di Effimera ha diciamo lo scopo di indagare forme di welfare dal basso che già operano, quindi studiare forme che già sono attive e che operano nella soddisfazione di bisogni e insieme di istanze di cooperazione, mutualismo e direi io anche di maggiore libertà. Quindi l'incontro da una parte ci porterà i primi risultati della ricerca europea Pioneers Commonfare, quella fatta insomma nell'ultimo anno, anno e mezzo, e, dove sono state appunto inchiestate alcune buone pratiche di auto-organizzazione di welfare sul territorio milanese, e proverà a capire se queste pratiche possono definire modelli alternativi di welfare, un welfare più attuale che possa garantire non solo un buon vivere ma anche darci la possibilità di autodeterminare le nostre vite per non morire sotto il mercato. Allora, volevo fare una breve introduzione anche diciamo di Macao rispetto a questo tema, dicendo che noi fin dall'inizio, cioè Macao proprio fin dall'inizio, ci siamo chieste e chiesti che cosa voglia dire creare diciamo nuove forme di istituzione del comune, cioè quindi cosa voglia dire questa continua rinegoziazione su come può essere altrimenti, cioè su cosa voglia dire istituire altrimenti, no? Cosa è pensabile quindi oggi, cosa è desiderabile, non solo in una prospettiva anticapitalista, ma anche nella capacità di essere nonostante il capitalismo, quindi istituire altrimenti o nonostante, e nonostante. Quindi cosa vuol dire anche creare immaginari decolonizzati e avere la forza di trasformarli in linguaggi più comuni, no? Creare degli allargamenti e costruire strumenti, a questo punto direi necessari, capaci di dare forza e vite pensabili a questi allargamenti, se no. E in questo pensiero, a mio avviso, c'è uno spazio possibile per pensare a pratiche del tra, cioè a pratiche dell'in-between, che sono intersezioni tipiche delle pratiche femministe, no? Di questi ultimi 40-50 anni, cioè consultorie, librerie, gruppi, quindi un tra tipico del femminismo che però oggi più che mai ha bisogno di fare un passo avanti nella direzione di sostenibilità, cioè del potere nel senso di forza, della sua vivibilità. Quindi, cioè, cosa sono, rispetto anche a Macao, no? Cosa sono queste istituzioni se non una continua rinegoziazione di come si sta e di come si vive? E penso che come nuove istituzioni dobbiamo essere capaci di tenere insieme, cioè diventare punto di connessione tra immaginazione, cura e mantenimento e il potere di avere la produzione di vivibilità, no? C'è chiaramente un problema di tempo. Lo dico dal punto di vista delle pratiche, no? Quando si creano queste forme, quando si pensa, quando si lotta per farlo, cioè la vita materiale resta lì, non è che sparisce. E quindi se da una parte oggi finalmente torna al centro del dibattito intorno a cui creare queste forme di produzione e strumenti capaci di essere portatori, cioè di non essere portatori a loro volta di sfruttamento, sessismo, razzismo, dall'altra la questione dell'economia ci impone un tempo, cioè è necessario e sempre più urgente ripensare e risignificare il valore e quindi dare strumenti adeguati. Quindi dalle pratiche costruire teoria, ok, diciamo che ci siamo, ma dalle pratiche della teoria costruire gli strumenti che ci permettono non solo di sopravvivere, ma di immaginare il futuro, o meglio, non solo di immaginare il futuro, ma di arrivarci sopravvissuti. Non dico solo in termini di precarietà, ma anche proprio di gioia, no? Perché alla fine si arriva sempre
all'interno di queste sperimentazioni, no? Cioè ci si ferma sempre allo stesso punto. E quindi è veramente necessario costruire meccanismi economici altrimenti, no? Che possono andare dal reddito di base incondizionato alla sperimentazione di strumenti finanziari, dove all'interno dei quali inscrivere diciamo le pratiche comunitarie, fino anche a mio avviso a riproporre e aggiornare forme di esproprio, chiamiamolo precario. Perché alla lunga, a mio avviso, c'è il rischio che la critica a un sistema che si fonda di fatto sul prestazionismo, operando gli stessi modelli prestazionisti, rischia di non essere esattamente quell'idea di buon vivir e di vivibilità, né sul piano materiale né sul piano proprio dell'idea di libertà. Ieri, a proposito di questi temi, leggevo Lettera a R da Lo sciopero umano di Claire Fontaine, che è appena uscito per Deriva Prodi, che dice: i soldi certo ci separano, ma sono anche, come tu dici, ciò che ci fa vivere. Ed è proprio quest'idea di vita che non riesco più a condividere. Siamo totalmente sprovvisti di gesti e di parole per rivendicare il nostro bisogno di gioia e libertà, il nostro bisogno di schiacciare tutto ciò che avvilisce la semplice forza dei corpi che si muovono insieme. Cito questo per chiudere e dico, insomma, auspico che riusciamo anche all'interno di questo di questi due giorni a compiere dei passi, diciamo, ulteriori nella direzione della costruzione di questi strumenti concreti che dobbiamo cominciare a testare, ognuno all'interno delle sue pratiche e anche all'interno di quello spazio del tra di cui parlavo prima. E in questa prima sessione di lavoro avremo 5 interventi. Comincerà Chiara Bassetti dell'Università di Trento, che diciamo l'Università di Trento ha coordinato il progetto e coordina tuttora il progetto Pine News. Chiara Bassetti, diciamo, presenterà il progetto e la piattaforma commonfair.net. Poi ci sarà Fumagalli, vabbè, lo conosciamo tutti, ma io comunque lo voglio dire, docente di economia politica presso l'Università di Pavia e Bologna, che invece, diciamo, ci racconterà questi primi materiali per la costruzione di un manifesto per il Commonfair, quindi i 4 punti principali, lui li ha chiamati pilastri, magari troviamo un nome più carino. Poi ci sarà Léon Blanchet, non mi ricordo, non so come si pronuncia il tuo cognome. No, non lo uso mai. Vabbè, quindi vabbè, diciamo compagno Léon, che viene da attivista dello spazio di mutuo soccorso e di cantiere. Lui diciamo racconterà, a partire proprio da sogni, desideri e lotti di una comunità specifica, pratiche di mutualismo conflittuale. Poi Cristina Morini, ricercatrice indipendente e giornalista, che ha lavorato in quest'ultimo anno all'interno del progetto Pine News, e il suo intervento, diciamo, metterà in luce la tensione verso un'esigenza trasformativa all'interno delle pratiche studiate di welfare studiate in quest'ultimo anno. E infine, spero di non dimenticarmi nessuno, Stefano Lucarelli, che arriverà in corsa dall'Università di Bergamo, dove insegna politica economica, e proverà a capire se è possibile una nuova forma di mediazione con le istituzioni locali, un po', diciamo, provando a superare le retoriche bottom up, no? Che anche noi abbiamo incarnato in questi anni. Per lasciare più spazio, diciamo, a un nuovo modello relazionale che lui definisce Digital Commons Oriented.